Questo programma è offerto da dicembre 2013, buona festa della Madonna a tutti i nostri telespettatori e benvenuti per questa nostra nuova edizione del videogiornale 7 giorni. Ecco adesso i principali servizi della settimana. Enna, 3 ragazze morte e 5 feriti, uno grave. Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla statale 117 in provincia di Enna, che ha visto coinvolte 3 auto. Identificate le vittime, Maria Carmela Iucuvano Mammao, 21 anni, originaria di Paternò, deceduta in ospedale di Enna. Yenisha Scorea, di 24 anni, nata a Catania. Federica Barbagallo, 19 anni, di Val Verde. Tra i 5 feriti, il più grave è PM, 37 anni. Le ragazze morte viaggiavano tutte su una Peugeot. Palermo, no muos, protesta contro Crocetta. Alta tensione a Palermo per la manifestazione contro l'installazione del radar americano a Niscemi. La polizia, in tenuta antisommossa, è intervenuta caricando alcuni manifestanti in Piazza Verdi. Stesso copione poco dopo in via Cavour. Alcuni manifestanti sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine. Una protesta accesa, in cui a campeggiare sono ancora una volta cori contro il governatore Crocetta reo di essere al servizio del presidente Obama e di aver venduto la Sicilia agli americani. E lenzuoli bianchi riempiti da due semplici parole, liberi e sovrani, scritte a caratteri cubitali in rosso e nero. Il muos è dannoso per la salute delle persone, spiega Mauro Lamantia, uno degli organizzatori del corteo. E nonostante il parere fornito dall'Istituto Superiore di Sanità, sono presenti numerosi studi e ricerche che lo dimostrano. Carini, mafia. Confisca 160 milioni. Imprese, quote societarie, fabbricati, terreni, veicoli e disponibilità finanziarie per 160 milioni sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a un esponente della famiglia mafiosa di Carini Palermo e un imprenditore ritenuto contiguo alla cosca. Tra i beni confiscati, due ville di valore di un milione intestata a un prestanome di P.V. 57 anni, originario di Torretta, Palermo, condannato nel 2007. L'altro destinatario del provvedimento di confisca è A.L.51, originario di Carini, Palermo. Quattro persone che stamattina avevano tentato di rapinare il supermercato Sigma di via Don Orione a Palermo sono state arrestate dalla polizia grazie all'intervento iniziale di un agente libero del servizio. I banditi hanno fatto irruzione nel centro vendita all'apertura e uno di loro, armato di pistola, ha minacciato i cassieri. Un agente libero dal servizio ha notato la scena dall'esterno e ha avvisato i suoi colleghi. L'arrivo delle volanti ha permesso l'arresto dei quattro. Niscemi, mafia, omicidio per faida, 9 condanne a 30 anni. 30 anni di carcere per mandati di esecutori dell'omicidio di Roberto Benicci, assassinato il 23 ottobre 1990 in un bar di Niscemi, Caltanissetta. Nell'ambito della faida mafiosa che vedeva contrapposte Cosa Nostra e La Stidda, il GUP del Tribunale di Catania ha condannato con rito abbreviato Salvatore Calcagno, 59 anni, Rosario La Rocca, 57 anni, Giovanni Passaro, 57 anni, Pasquale Trubbia, 46 anni, Angelo Tisa, 46 anni, Salvatore Siciliano, 49 anni, Emanuele Cassarà, 43 anni, Emanuele Iozia, 52 anni. Sono tutti considerati esponenti della cosca Madonia, legata a Cosa Nostra di Caltanissetta. 30 anni pure per Giancarlo Maria Lucio Giugno, 54 anni, nei confronti del quale il PM aveva chiesto la concessione delle attenuanti generiche per avere ammesso la propria responsabilità.
Unico assolto Giuseppe Tasca, 41 anni, così come aveva chiesto il PM, per non avere commesso il fatto. Il GUP ha liquidato ai familiari della vittima, che si sono costituiti parte civile, 50.000 euro per ogni familiare per il risarcimento del danno morale. Fiamme e paura in uno stabile di via Costante Girardengo, nel quartiere Zen 2. Un grosso incendio è divampato ieri sera all'interno di un appartamento, dove si trovava una famiglia di 3 persone. Sul posto sono intervenute 4 squadre di vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per mettere in sicurezza gli abitanti dell'edificio e domare il rogo. Da accertare l'origine dell'incendio, pare che la moglie si trovava in cucina per preparare da mangiare, quando un possibile cortocircuito avrebbe innescato le fiamme. Dall'appartamento, secondo le prime indiscrezioni dei vigili del fuoco, sarebbe rimasto ben poco, ma fortunatamente i 3 abitanti sono riusciti a mettersi in salvo. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati in studio, continuiamo con i principali servizi della settimana. Gli uomini della Guardia Costiera di Termini Imerese e dell'ARPA di Palermo hanno apposto i sigilli all'impianto di depurazione di proprietà della Profineco S.p.A. nella zona industriale di Termini Imerese. Secondo le indagini della Procura di Termini Imerese, la ditta, anziché effettuare il previsto trattamento di depurazione dei rifiuti, riversava i liquidi nella condotta di acque bianche di proprietà dell'IRSAP, ex consorzio ASI, che sfociava in mare. Nell'impianto, tra l'altro, sono state smaltite quantità rilevanti di percolato provenienti dalla discarica di Bellolampo ed altri rifiuti liquidi provenienti da Gela. A fare scattare le indagini sono state alcune verifiche effettuate nella Guardia Costiera. Il sequestro è stato convalidato dal GIP di Termini Imerese. Sono ancora in corso le indagini. Si è svolta ieri la votazione definitiva del DDL Editoria numero 304 alla presenza del presidente dell'associazione LES Libere Emittenti Siciliane, Sebi Roccaro, che fino a mezz'ora prima della votazione si è battuto affinché tutte 104 le TV private potessero accedere ai benefici della legge. Dopo una lunga discussione nella sala di governo insieme ai diversi parlamentari di centrosinistra e centrodestra, sono stati ritirati diversi emendamenti presentati e si è arrivati ad un unico testo condiviso. Un iter legislativo iniziato ai primi di luglio e completato ieri con l'approvazione in aula a voto segreto richiesto dal Movimento 5 Stelle e conclusosi con 35 voti favorevoli e 24 voti contrari. La norma approvata prevede misure di sostegno alle testate giornalistiche di informazione che operano in Sicilia. I benefici della legge sono pertanto destinati alle 104 TV locali siciliane, a tutte le radio siciliane, alla carta stampata, alle testate online, alle agenzie di stampa e alla stampa periodica. Requisito essenziale è che la sede operativa e legale sia in Sicilia.
Per le imprese televisive commerciali, requisito fondamentale la presentazione di regolare DURC e la presenza di almeno un giornalista anche part-time. A copertura finanziaria della legge sono stati stanziati per iniziare 800.000 euro presi dal bilancio regionale dei capitoli della spesa della Presidenza, di cui 300.000 saranno destinati alla comunicazione istituzionale e 500.000 per il pagamento di debiti in conto interesse. Le misure vanno anche in direzione dell'innovazione e di iniziative per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale. Bocciato invece il credito d'imposta, in quanto non confacente alle norme comunitarie, e il previsto bando annuale destinato alle emittenti televisive. Previsti a partire dal 2014 15 milioni di euro dei fondi europei 2014-2020 destinati agli investimenti. Sebi Roccaro, presidente di LES, si è detto soddisfatto della legge che propone per il mondo dell'editoria nuove opportunità di investimento e possibilità di formare nuovo personale, nonché l'accesso al credito per le aziende che ne faranno richiesta. Roccaro inoltre auspica che il governo nel prossimo futuro possa incrementare gli stanziamenti, così come già dichiarato dall'assessore alle attività produttive. Palermo, donna uccisa in città, arrestato omicida. Un operaio di 53 anni, Alfredo Palumbo, è stato arrestato per l'omicidio di Grazia Rosaria Quattrini. La donna, di 62 anni, era stata trovata sgozzata nella sua abitazione il 18 novembre. Palumbo, che ha confessato l'omicidio, lo avrebbe fatto perché la donna rifiutava un rapporto sessuale dopo averla invitata a salire a casa, dove l'uomo l'aveva accompagnata in macchina la sera del 16 novembre. È accaduta intorno alle 13 di ieri a Bagheria, in via Mazzarella, subito dopo lo scippo che due malviventi avevano perpetrato ad Aspra ai danni di un altro pensionato. È probabile che gli autori del colpo siano gli stessi, in quanto che la descrizione fatta dalle due vittime in larga parte coincide. Due uomini, di età intorno ai 25 anni, corporatura robusta, altezza media, abbigliamento scuro. Ma anche la tecnica utilizzata è la stessa. La vittima è stata puntata all'ufficio postale centrale di Bagheria, subito dopo aver prelevato la pensione. Seguito sino al ridosso della propria abitazione, quindi azione fulminea con uno dei due malviventi che, infilando la mano nella tasca dei pantaloni del malcapitato, gli ha sottratto l'intero importo della pensione appena incassata, fuggendo subito dopo con uno scooter. L'uomo, D.M., di 72 anni, ha presentato denuncia alla polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per domare un incendio in via San Martino, a Palermo. Le fiamme si sono propagate in un'abitazione nella quale si trovava un disabile che è stato tratto in salvo e affidato ai sanitari del 118. Indagini in corso per stabilire le cause del rogo. Caltanissetta, sventato tentativo di fuga dal CE Nisseo. Un tentativo di fuga è stato sventato la notte scorsa dalle forze dell'ordine al CIE di Plan del Lago a Caltanissetta. I migranti, ricoverati nella struttura di prima identificazione ed accoglienza, avevano già preparato materassi e suppellettili per darli alle fiamme e quindi scappare approfittando dell'emergenza. Dopo momenti di tensione, l'allarme è rientrato e la situazione si è normalizzata. Palermo, estorsioni. Pizzo allo chef Giunta, PM, chiede 3 condanne. Il PM Caterina Malagoli ha chiesto la condanna a 7 anni di Antonio Cirese e a 6 anni di Alfredo Pericone e Giuseppe Battaglia, accusati di tentata estorsione, minacce e danneggiamenti ai danni della società NG Service, gestita dal noto cuoco Natale Giunta, che nelle precedenti udienze aveva ribadito in aula le sue accuse. I fatti sono avvenuti tra il 2012 e il 2013. Ciresi sarebbe l'esattore che materialmente avrebbe chiesto al cuoco la messa a posto, mentre Pericone Battaglia, gli amici di Giunta, che gli suggerivano di assecondare le richieste estorsive. Lo chef si è costituito parte civile assieme a Confindustria Palermo, Libero Futuro, il Centro Pio La Torre. Addio Pizzo e la FAI. Il GUP Giuliana Castiglio ha fissato la prossima udienza, con la parola alla difesa per il 18 dicembre.
Visita il negozio di Rosalba Dioguardi a Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele 342. Ogni venerdì alle ore 21.05 da Canale 8 per la nuova trasmissione in diretta A Caccia di Risposte. Avrò il piacere di ospitare in studio sindaci, personalità politiche. Ogni venerdì alle ore 21.05 A Caccia di Risposte. A cosse peggia. Ben rientrati in studio per la sezione dedicata allo sport e allo spettacolo. Vediamo cosa è successo durante la settimana. Villabate, tombolone in paese. Sarà organizzato un tombolone in Piazza della Regione in occasione delle festività natalizie 2013. Parecchie le adesioni per il tombolone di... Venerdì 6 dicembre alle ore 19 si aprirà la prima sagra sociale dello Sfincione, realizzata con la partecipazione di 20 ditte tra panifici e pizzerie. Sagra che prevede anche una giuria di esperti e di personaggi noti nel mondo bagherese. Dalle ore 10 alle ore 2 la tanta attesa pista di pattinaggio sul ghiaccio nel cortile lato ovest del Palazzo Branciforti Butera. Dalle ore 17 fino alle ore 20, sul corso Umberto I si aprirà il villaggio di Babbo Natale con tanti gonfiabili colorati, tra cui una grande palla di neve con dentro una cascata di fiocchi, entro la quale i nostri piccoli potranno entrare per una foto ricordo. Termina qui questa edizione del videogiornale 7 giorni. Vi auguro ancora una buona festa della Madonna. Vi ricordo gli orari delle nostre edizioni del videogiornale alle 14.30, 19.50, 23 e 8 del mattino. Ancora buona domenica, vi lascio al meteo. Questo programma è stato offerto da del sole e del freddo, previsioni per sabato 7 dicembre 2013, un'altra giornata all'insegna del bel tempo prevalente, ma sul basso Adriatico e Ionio ci sarà l'ingresso di forti venti orientali. Vediamo il dettaglio: al nord l'alta pressione garantisce un'altra giornata ampiamente soleggiata, e questo su tutte le regioni, con possibili foschie sulle pianure e anche deboli nevicate sui confini alto-atesini. Al centro nubi coprono l'Abruzzo, il Molise con piogge per lo più deboli, alternate a spazi soleggiati, foschie invece in Toscana al mattino, sole altrove. Al sud nubi più diffuse su Calabria meridionale, nord Sicilia con piovaschi generalmente molto deboli che poi si porteranno sulle zone orientali dell'isola. Possibili deboli nevicate sugli Appennini meridionali sopra i 1000 metri. Vediamo come anche il nostro dettaglio grafico ce lo segnala. Sui confini alto-atesini a 0 metri. Venti molto forti da nord-est sul basso Adriatico Ionio, deboli altrove. Minime in calo ovunque con gelate al nord, meno 2-6 gradi al centro e 2-6 gradi al sud. Più mite in Sicilia con 13 gradi. Di giorno farà un po' più freddo al nord con 3-8 gradi, 6-12 gradi al centro e fino a 14 gradi al sud. Più miti le isole maggiori con 15-16 gradi. Benissimo, l'aggiornamento meteo termina qui.
A quasi 900.000 persone piace la nostra pagina Facebook, a quanto pare. Così vuoi aiutarci a raggiungere il milione? Seguici su Facebook e divertiti con noi. Il meteo.it, una famiglia sempre più grande.